Se volete vedere le reaction in anteprima e senza tagli, passate dal nostro Patreon, primo link in descrizione. Bentornati amici, sono le amici TV. Ciao amici! Zitto! E inizia il torneo, come potete vedere, The Games Begin. Siamo arrivati all'inizio del torneo di Seth. Finalmente, finalmente. Piccola premessa, se non avete visto l'episodio 174, come abbiamo detto, è un episodio filler, lo trovate sul nostro canale Patreon. Primo link in desk. A iscrivervi. Esatto, e iniziamo. Si bello, carica. Figo, sì, vediamo un po' finalmente sto torneo, cioè spero, visto che hanno detto nell'ultimo episodio che mancavano 60 minuti, che inizia che non adesso. Ci fanno vedere i 60 minuti di attesa, boh. Ma che inizia adesso. Speriamo, c'è scritto The Games Begin. Ma con Dragon Ball, forse lo fanno iniziare all'ultimo minuto. Almeno. Fanno vedere i partecipanti che arrivano, sai che li fa fuori in 2 secondi, sai, magari non fanno già vedere le cose serie. Combattimenti con i nostri personaggi. Tu dici che ci saranno altri oltre, no, oltre ai Saiyan? Non lo so, vediamo, penso qualcuno, okay. Sì, Mr. Satan, Mister magari Satan. Qualcun altro, non lo so. Ah, ok, vai. Vediamo. Oh. Il grande momento è arrivato. Oh, resta Super Saiyan comunque. Sempre, sì. Non ti abbassa. Ecco fatto, adesso sono pronto. Ah. Vamos. Oh, sono teso anch'io un po', non so, è pazzesco. Torna a casa sano e salvo, ti prego. Certo. Non ti preoccupare. Senti, Gon non parteciperà al torneo, vero? Ecco io. Devi promettermi solennemente che non lo lascerai combattere per nessun motivo. Beh, ciao, io vado. Secondo me, Gon mi sosse la manica, vedrai. Oh, mamma mia, non avrei niente sul serio di far partecipare anche nostro figlio. Cosa sei allenato a fare, Gon? Cioè, boh. Chi? Sì, infatti. L'ultima svegliata. Ah, gli sono ricresciuti i capelli a Trunks. Oh, ecco. In 10 giorni. Finalmente. E Vegeta dov'è? Ah no, si sarà allenato anche lui di nuovo nella stanza. Anche Vegeta? Trunks. Ah no, Trunks. Sì, sono cresciuti. Sì. Hanno fatto a turno Junior, Vegeta e Trunks. Ok. Sono andato da un pezzo. Certo, capisco. Beh, a quanto pare si sente molto sicuro di se stesso. Sarà diventato fortissimo. Vegeta? Sì. È già andato? Sì. Sarà diventato fortissimo. Ehi, perché avete tutti quella faccia seria? Che cosa vi succede, ragazzi? Si tratta delle sfere del drago, c'è un problema. Non funziona. Noi abbiamo chiesto a Dende che, con il primo desiderio a nostra disposizione, facesse tornare in vita tutte le persone eliminate da sé. Bene, e allora? Chi ha già lasciato questo mondo una volta non può più tornare in vita. Vale la stessa regola delle sfere precedenti. Cazzaro, la peso. Mi dispiace tanto. Nessuno di noi sarà fatto fuori, te l'assicuro. Ma oh no, il nostro avversario è Cell, te ne sei dimenticato! Ehi, calma, abbi fede! Forza ragazzi, andiamo, o faremo tardi all'appuntamento! Così positivo Goku, Vediamo un po'. Ser Game. Il suo primo avversario, l'eroe che potrebbe salvare il mondo, è Mr. Satan! Ma a quanto pare non è ancora arrivato! Arriva. Oh? Mr. Satan, cazzo! Sei un mito! Sei è lui, è proprio lui! Signore e signori, è arrivato Mr. Satan! Col mantello, figa, ma si può. Ah, diretto sul ring, va. Subito. Il nostro grande campione sta per salire sul ring e si prepara ad affrontare il suo terribile avversario, che a giudicare dall'espressione sembra piuttosto agitato nel trovarsi di fronte all'uomo più forte del mondo! Ma sì, agitatissimo. Merito, vabbè. Riuscite anche voi, amici, a percepire l'atmosfera elettrica? Tu dici che riusciranno a filmare tutto il torneo? No. Attraverso lo schermo stiamo raggiungendo il ring che cambierà il nostro futuro. Solo un giornalista in gamba come me avrebbe potuto riprendere una scena del genere. Sì, ma così tanto vicino, cioè. Pazzi. Convinto che non immaginava di incontrare qualcuno forte come me sulla sua strada. Ma ormai se l'è cercata. Prego, continui pure. A questo punto è troppo tardi per poter fare marcia indietro. Specie dopo aver messo in scena questa buffonata, non vi pare? Fammi bene a sentire, Sally. Ma che coraggio. Ormai conosco alla perfezione tutti i tuoi trucchetti. So che hai distrutto la parte. Stupidità, perché non sa. Reale solo perché avevi nascosto le bombe in precedenza. Sappi che a me questi giochetti non fanno paura. Le bombe. Mi sono spiegato bene? Sei spacciato, specie di insetto.
Ma si può, figlia? Questa è ignoranza. Al gruppo si uniranno anche Yanko e Tenzing, che pur non partecipando come concorrenti saranno presenti al torneo per sostenere i loro compagni. Grandi! A di sostegno. Cioè, loro, che sono, vabbè, Tenzing no, però Yanko, che è comunque un umano forte per gli umani, non combatte Mister Satan. Sì, sì, sì. Già sì. Qua, raga. Ci sono anche Yanko e Tenzing, avete visto? Che bello. La reunion. Ehi, possiamo venire con voi? Non partecipiamo al torneo, ma siamo bravi a fare il tifo. Carini, dai. Su, ragazzi, andiamo. Ognuno di loro sa di poter contare in ogni situazione su dei veri amici. Belli. E cucciolosi. Basta. Ma dagli un ceffone. Secondo me sta aspettando che passi il tempo. Sai che mancavano 20 minuti. Ah, che inizi il torneo. Sì. Beh. E poi così. Tac-tac! Il nostro campione è molto fiducioso. Oh, ma quello cos'è? Beh, che sta succedendo? Quelli, gli avversari che aspettava. Che cos'è secondo voi? È Vegeta. A quanto pare la lezione non gli è bastata. Ah, solo lui, eh? Sì, che è arrivato prima. Che sia in condizioni fisiche migliori. Grande Veggio. Puttana il principe. E se non ho le travergole, è giunto qui volando, signore e signori. Scommetto che c'è sotto un trucco. Signori, parteciperà anche lui a questa gara? Chi lo sa? Andiamo subito a intervistarlo. Mi scusi, qual è il suo nome? Guardi che se è venuto ad assistere al combattimento è meglio che non stia troppo vicino al ring per motivi di sicurezza, capisce? Assistere al combattimento. Mai più, che insolente. Mamma mia, veramente. Vegeta mi piace anche perché uno che arriva in anticipo. Goku invece mi sa di Tao e Nick, che arriva all'ultimo in ritardo. Come previsto, arriva puntuale, non in ritardo. Per sfidare il era per scherzare. E non dobbiamo meravigliarcene, signore e signori. Quest'uomo è il combattente più forte della Terra e se abbiamo lui a difenderci, non c'è assolutamente nulla di cui aver paura, giusto? Ah, ci 16, cazzo, vero? Guarda, guarda chi si. Col logo della capsule. Hai visto? Vero. L'impavido numero 16. Sono contento, ti vedo in forma smagliante. Ti hanno sistemato proprio bene. Complimenti al chirurgo. Soltanto Bulma e suo padre possono aver eseguito un lavoretto del genere. Ma per quale motivo l'hanno fatto? Se l'ha parlato, signore e signori, quella era la sua voce. Forse il nuovo arrivato è un suo amico, chissà. Beh, anche se lo fosse, non ci sarebbe comunque da preoccuparsi. No? Ma poi, cazzo, c'ha il culo in faccia questo. Sì, sì, qua. Cioè, sì. Ma raga... Mi sembra un granché. Mento a culo. Era ora che arrivassi, Goku. Ti aspettavo con ansia. Benvenuto al mio torneo. Altro che in ritardo qua, eh? Puntualissimo. Guardali... I Power Rangers. Il momento è di grande tensione. Eccolo, è laggiù, ci siamo, ragazzi. L'ho vista, forza, scendiamo. Che belli. Ho sempre apprezzato la puntualità. Avevi ragione. Nervi soldi, capito? Sta tranquillo. Il team! Guardali. Anche Trunks. Siamo alla resa dei conti. Non capisco chi sono quei ragazzi. Io temo che vogliano ostacolare Mister Satan. No. Raga, ma secondo voi? Ah. No. E spacca la TV. Calmati adesso, dai, non fare così, smettila. Perché c'è Gohan. Quegli
gli strani individui che dal cielo hanno raggiunto il campo di combattimento. L'atmosfera è di grande trepidazione. Desidero darvi il mio benvenuto, amici. Ma che cosa sono venuti a fare qui? Lo sa che a me sembra di aver... Ma forse intende Tenzing, Yamko, così. Stai tutti volando, mi corregga se sbaglio. Sì, è vero. Beh, a quanto pare è un trucco che va molto di moda ultimamente. Sì, è un trucco. Gli devo parlare prima che cominci il torneo. Cosa devi dirgli? Così è grossissimo. Ma poi a chi deve parlare? Grazie a lui, se sono ancora vivo. Goku? Forse Krillin? Perché ha detto lui andiamo a sistemarlo. Ti sei ripresa. Ah, vedo che stai proprio bene. Già, ed è solo merito tuo. Non so proprio come ringraziarti. Ora sei dei nostri. Qua enorme! Scusa, ma non mi sembra che sia molto soggevole. Quindi non gliel'ha tolta quella cosa? Mi sa di no. Perché nessuno si interessa a me? L'egoismo. Ma cosa succede? È già cominciato il torneo? No, ma ormai manca poco. Molto bene, ragazzi. Preoccupato, poverino. Allora, se non avete nulla in contrario, vorrei essere io a cominciare. Eh? Wow. Perché, scusa, non devi sentirti obbligato ad essere il primo. Nessun obbligo. Per te va bene? Fa un po' come ti pare. Ma sarò io a darvi il colpo di grazia. Su questo non si discute, avete capito? Come osano decidere i turni senza neppure consultarmi? Scusate il disturbo, per caso avete intenzione di partecipare anche voi al torneo di arti marziali, giovanotti? Certo, ecco, ma soltanto alcuni di noi. Insomma, finitela con questi stupidi scherzi. Questa è una cosa seria, volete capirlo? Qui non c'è posto per dei pivelli come voi, quindi andatevene! Se qui c'è un pivello, quello sei tu, amico. Che cosa? E va bene, visto che non siete convinti, vi darò una piccola dimostrazione. Vediamo un po'. Visto che bravo. Che cazzione, che forza inaudita il nostro eroe. Avete visto che potenza? Visto che bravo. Poi c'è la voce di Nappa, gli hanno messo. Strano, non sembrano affatto impressionati. Dai, Goku, fa uno sforzo, lascialo andare per primo, che ti costa. D'accordo, come vuoi, Krillin. Così lo fa fuori, siamo a posto. L'ora è scoccata. Cell ha dato il via. Il torneo di arti marziali sta per cominciare. Infliggerti il colpo finale. Non vedo l'ora di gustarmi quel momento. Non sarà facile, ma se ci impegniamo, forse abbiamo qualche possibilità. L'avevo detto che non si vedeva niente ancora. Che palle. Però beh, è bello il momento che arrivano così tutti, eh? Questo sì, no, è stato bello il momento in cui appunto si sono arrivati. Sì. Mi fa ridere solo Satan, che non so se... C'entra un cazzo, se scemo lui o se è veramente convinto di poter battere Cell. Cioè, non so se si ricorda che cosa ha fatto Cell, succhiava le persone così, cioè nel senso... Sì. Come pensi di... ci sta. Sì. Che ci credi, non so se ci crede veramente o se è soltanto scemo. Mm-mm. Vabbè. Ok, volevo farti solo vedere una cosa, arrivo subito. Ecco. No, volevo solo farti vedere com'è più bella l'inquadratura di quando arrivano tutti insieme qua. Guarda che bello. Tutti così. Invece tipo lì li separano, no? Cioè, fammi vedere prima Gon e Krillin e poi Go. Vabbè. Qua. No, solo per vedere. No, comunque sì, bella. Tac. Infatti questo momento è un momento abbastanza... Vero fan. Abbastanza iconico. Sì. Il team al completo così. Pronti bello. Per il torneo. Molto bello, solo questo. Va bene, ragazzi, fate sapere se siete gasati. Sta per iniziare il torneo, eh. Penso che alla prossima inizieremo a vedere già un po' di... Mr. Satan. Mr. Satan, sì. Vediamo. E niente, hai altro da dire? No.
Vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, lasciate un mi piace e soprattutto farci sapere la vostra. Sì, esatto, ragazzi, commentate. Esatto. Commentate, facci sapere magari quando se è stata... già visto, non l'avete già visto. Sì, quando è stata la prima volta che hai visto Dragon Ball. Questi episodi, se vi hanno lasciato qualcosa, chi è il vostro personaggio preferito. La vostra saga preferita anche. Tutto, quello che volete. Noi rispondiamo e leggiamo sempre. Assolutamente. Un saluto e ci vediamo al prossimo. Ciao, ragazzi.